Abbiamo già visto che con la deflessione puramente elettrica, accendendo soltanto il condensatore ma non le bobine di Helmholtz, non è possibile ricavare il rapporto E su M tra la carica e la massa dell'elettrone, ma tutt'al più si può ricavare l'equazione della parabola descritta dal fascio di elettroni. Per misurare il rapporto E su M bisogna allora procedere in quest'altro modo. Prima si realizza l'esperimento in modalità soltanto elettrica. Si visualizza la traccia parabolica e si annotano le coordinate di un punto P sull'arco di parabola. Poi, mantenendo sempre acceso il campo elettrico tra le armature del condensatore, si accende anche il campo magnetico, l'induzione magnetica, facendo scorrere la corrente nelle bobine di Helmholtz. Quindi adesso nel condensatore ci sono entrambi i campi, il campo elettrico rivolto in basso e il campo induzione magnetica che entra nel foglio. Questo vuol dire che nelle bobine di Helmholtz la corrente deve circolare in senso orario. Ora, gli elettroni sono sottoposti a due forze, non c'è più soltanto la forza elettrica che li spinge in alto, ma c'è anche la forza di Lorentz che li tira in basso. E si regola l'intensità del campo B, quindi l'intensità della corrente elettrica che scorre nelle bobine di Helmholtz, in modo tale da raddrizzare la traiettoria parabolica. Quindi, alzando la manopola che fa scorrere sempre più corrente nelle bobine di Helmholtz, e questa traiettoria piano piano si appiattisce finché si raddrizza. A questo punto il condensatore e le bobine sono diventate un selettore di velocità e questo ci permette di conoscere la velocità V0 degli elettroni nel condensatore. Questa velocità V0 è uguale al rapporto dei campi E su B. Il motivo per cui abbiamo utilizzato l'apparecchio di Thomson come selettore di velocità era proprio per trovare questa velocità d'ingresso che poi verrà mantenuta costante, dagli elettroni. Questa velocità viene quindi sostituita nella formula della parabola. Al posto di V0 mettiamo quindi E su B. E finalmente possiamo calcolare il rapporto E su M dell'elettrone. Infatti, al posto di V0 mettiamo E su B, facciamo le semplificazioni, ricaviamo da questa equazione l'incognita E su M e otteniamo questa espressione finale. Quindi, in conclusione, per calcolare il rapporto E su M dobbiamo conoscere le coordinate del punto P sulla parabola quando era acceso soltanto il campo elettrico. Poi dobbiamo conoscere l'intensità del campo elettrico che si calcola delta V al condensatore diviso D e infine dobbiamo dividere per l'intensità dell'induzione magnetica che si calcola con la formula delle bobine di Helmholtz, utilizzando quel valore di corrente I che è in grado di raddrizzare la traiettoria parabolica degli elettroni in una retta.